Sono Lucia Lulli, sono candidata portavoce come consigliere comunale e volevo darvi un piccolo assaggio di quello che i ciclisti vivono tutti i giorni nella routine del traffico di Roma, quello che devono affrontare. Volevo dimostrarvi la pericolosità di queste buche, questa è una delle più piccole di quelle che io di solito incontro in strada, e farvi capire che cosa significa per noi ciclisti andare in giro a Roma, dove non solo ci sono le buche e ci sono le rotaie del tram, ma dove non abbiamo piste ciclabili, quindi se un ciclista cade in una di queste buche vuol dire sicuramente, se gli va bene, pronto soccorso. And I like it that way. Everybody knows everybody. Everybody calls your friend. You don't need an invitation. Kick off your show, come on in. Yeah, we know how to work. Yeah, we know how to play. We're from the country and we like it that way. Volevo solo farvi vedere quello che io affronto tutti i giorni, perché andando al lavoro faccio questa strada anche con i miei figli quando li porto alla Torlonia. Dimostrarvi che non ci sono piste ciclabili, sono inesistenti, che quelle che ci sono sono collocate in posti assurdi e sono mantenute in maniera pessima, quindi sono pericolose, non sono impraticabili, né a piedi, non ci si può andare né a piedi né in bicicletta. Quindi volevo rafforzare e portare avanti questa magnifica idea della mobilità sostenibile, perché noi dobbiamo andare per strada, ma dobbiamo andare per strada in sicurezza, non possiamo andare per strada con i mezzi a motore, con i camion, con gli autobus, con i mezzi pesanti e con una cultura che vede i ciclisti come una rottura di scatole, non come cittadini che hanno lo stesso diritto di chi ha la macchina di poter muoversi liberamente, oltretutto non inquinando e non dando fastidio a nessuno. Voglio mostrarvi la difficoltà per il ciclista di parcheggiare la sua bicicletta. Questo è un palo in comproprietà che spesso dobbiamo anche controllare, questo si muove, quindi dobbiamo anche controllare la stabilità del palo, perché i ladri spesso sfilano il palo e si prendono la bicicletta. Adesso provo a legarla, non la posso legare perché ho dimenticato le chiavi. Non posso legare la bicicletta, volevo soltanto ricordarvi che noi non siamo cittadini di serie B, paghiamo le tasse come tutti, avremo diritto di spostarci con un mezzo non inquinante e, voglio dire, un mezzo anche giocoso, perché la bicicletta credo che nell'immaginario collettivo è collegata alla gioia, ai bambini che vanno in bici, alla festa, al divertimento. Quindi ancora di più volevo sottolineare che il ciclista non è un fastidio, non deve essere sentito come un fastidio, ma è una risorsa, perché l'aria più pulita, l'ambiente non inquinato credo che faccia piacere a tutti, non solo a chi vota o non vota un Movimento 5 Stelle.